Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, cominciamo mercoledì scorso solennemente con il mercoledì delle ceneri, il tempo santo della Quaresima. Tempo santo e benedetto da vivere con l'aiuto del Signore con la massima intensità possibile. Ciò che questo tempo è, nella sua essenza, è contenuto nella preghiera che io ho rivolto al Signore a nome di tutti. All'inizio della Santa Messa sapete che spesso riprendo questo testo di questa preghiera, perché in questa preghiera c'è un po' il senso di tutta quanta la liturgia. Io ho detto così: Signore nostro Dio, ascolta la voce della Chiesa che ti invoca nel deserto del mondo. Quindi 40 giorni di deserto in cui è stato Gesù. I 40 giorni di deserto che è la Quaresima sono orientati con l'immagine della vita terrena di questo mondo. Quindi noi viviamo nel piccolo, in maniera intensificata, ciò che è la condizione della nostra vita mortale. E la preghiera prosegue: stendi su di noi la tua mano, perché nutriti con il pane della tua parola. Qui sentiamo la risposta di Gesù alla prima tentazione, no? Ma non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E fortificati dal tuo spirito, la grazia che in questo tempo abbondante scenda su di noi, vinciamo con il digiuno e la preghiera, che insieme alle opere di carità sono le tipiche opere quaresimali, le continue seduzioni del maligno. Le seduzioni del maligno, che sono l'oggetto principale della liturgia di questa domenica. Gesù è stato tentato dal maligno, ed è stato tentato perché ha affrontato le nostre tentazioni ed ha vinto per noi e con noi. Quindi noi possiamo vincere con lui e in forza del suo aiuto. Attenzione, perché il Vangelo di oggi chiude con queste parole molto significative: dopo aver esaurito ogni tentazione. Significa che in queste tre cose che Gesù ha vissuto e che adesso vedremo brevemente, e si tratta, come vedremo, di cose molto 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 concrete, non sono cose che vanno in aria, in cui siamo tutti quanti soggetti e tutti i giorni, racchiudono ogni possibile, diciamo così, fonte di tentazione. Cioè, il diavolo si allontanò da Gesù, scornato, per ritornare da lui fino al momento fissato. Chi di voi immagina qual è il momento fissato in cui il diavolo sarebbe tornato a tentare Gesù? Qui dal coro mi arriva un orto degli ulivi sottovoce. Arriva bene, all'orto degli ulivi è tornato il diavolo per cercare di impedire a Gesù di affrontare la passione e compiere la nostra redenzione. Gesù è stato sangue, ma è stato vittorioso anche a Getsemani. Allora, cosa sono queste tre tentazioni? Brevissimamente, il digiuno, rinuncia ad una cosa materiale. Vedete che mangiare è proprio l'espressione di ciò di cui abbiamo bisogno in questo mondo. La vita terrena ha bisogno di cose molto concrete, perché se non mangio muoio di fame. Però, come ci ha ricordato proprio Francesco mercoledì scorso, noi non siamo solo, perdonatemi, ciccia, carne, perché questo corpo mortale, tra, non offendiamo nessuno, 100 anni, che vedo qui anche i giovani a cui auguro di campare almeno fino a 110 anni, quindi dico 100 anni si possono accontentare, tra 100 anni qui siamo tutti quanti diventati un mucchietto di cenere. Quindi la pasta asciutta che ci mangeremo oggi a pranzo è buona, ma non è la cosa più importante della vita. Io, oltre al corpo, ho un'anima. Ecco perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, qual è la prima tentazione del diavolo? Farti dimenticare che c'hai un'anima e immergerti completamente, semplicemente, nella vita comune, materiale. Lavoro, mangiare, bere, divertirmi. Questa è una cosa molto concreta e molto possibile. Pensiamo, ad esempio, chi c'ha i figli, no? Chi è genitore. Qual è il pensiero più importante per tuo figlio? Che mangi, bevi, cresca sano, diventi, non so, un buon bravo avvocato, perché tutte le cose importanti queste qui. O che anzitutto diventi un figlio di Dio, d'accordo? Quindi che ogni passo ti aspetta anzitutto una buona vita di fede, e certamente poi anche il resto, non è che del resto campiamo di aria, non siamo angeli, siamo uomini, però c'è una gerarchia. Ora, domanda da farci: nella mia vita
Viene prima l'anima o viene prima il corpo? Detto molto concretamente, quanto tempo dedico alla cura dell'anima e quanto tempo dedico alla cura del corpo? Io ogni tanto sono un po' rinconcendo, prendo in giro qualche signorina che sta un po' troppo bene a conto, dico mamma che mi canto, mamma ragazzi che trucco, quanto tempo ci ho, quante ore di mondo sto davanti allo spero, appunto sto lavoro qua. Bene, altrettanto tempo in preghiere, lo sa, dice, magari, è peccato se mi curo troppo, no, non è peccato la condizione che dedichi altrettanto tempo alla cura dell'anima, facciamo sto patto, va tutto bene, capite? Cioè, adesso questa è una battuta, però il senso è questo, cosa curo principalmente? Seconda tentazione, prostrarsi agli idoli, anche qui, se uno si rilegge un po' di catechesi, un po' di opinioni di Papa Francesco su questo tema, da buon gesuita e da buon uomo di spirito ha detto molte cose, quindi dobbiamo fare molta attenzione agli idoli del nostro cuore possibili e dobbiamo fare un buon esame di coscienza, perché ci si prostra soltanto davanti al Signore. Sapete, i gesti liturgici che noi facciamo anche durante la Santa Messa, per esempio prostrarsi vuol dire ginocchiarsi, pensate alla consacrazione, no? Dici, quello è un gesto esteriore, certo che è un gesto esteriore, ma è un gesto esteriore che esprime l'interiore, cioè io le ginocchia le piego soltanto davanti a Dio, perché è Lui il Signore della mia vita e non le piego davanti a nessun altro, non le piego davanti ai soldi, non le piego davanti al potere, non le piego davanti al successo, non le piego davanti alla salute, al benessere, alla bellezza, alla vanità, alla vanagloria, la lista degli idoli, capite? Io ogni tanto, sapete, poi adesso parlo ai ragazzotti, però non... Quando ero piccolino, io ho fatto l'esame di coscienza, la Juve era quasi un idolo, Adesso non è più, adesso sono diventato incolore, ma io quando giocavo io non capivo più niente. Tu dici, ma sì, per carità, non è un peccato di fare con una squadra di calcio, no? Ma per me era veramente una cosa grossa, così come i ragazzotti, no? I cantanti, o gli idoli, come dire, gli attori. Quando si vede un concerto, dice, che ne so, facciamo un cantante che non esiste, no? E, che ne so, Tony Campani, tu sei il mio idolo, io ti adoro. Si vedono questi striscioni, capito? Può essere un cantante oggetto di idolatria? Come no? Capito? Avete visto, no? C'è quel personaggio dello spettacolo che si fa 400 tatuaggi, brutti quanto la fame, brutti quanto la fame, e me li faccio anche io. Cioè, quando c'è una cosa di questo genere, adesso questi sono... Bisogna fare attenzione perché c'è un rapporto di questo genere, quindi chi di noi è così attento a imitare le virtù di nostro Signore, così come a stare dietro ai grandi personaggi? L'idolatria. Noi pieghiamo le ginocchia soltanto dinanzi a chi se lo merita, che è il nostro Signore, che è l'unico degno di adorazione ed è l'unico degno di culto, no? La terza tentazione è: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Il diavolo sta dicendo a Gesù: senti, stammi a sentire un attimo a me. Allora, guardati bene allo specchio, caro Gesù. Tu sei un essere umano come tutti gli altri, capito? Però tu sei figlio di Dio. Ma chi ci crede che sei figlio di Dio? Ci crederà qualcuno? È facile credere che Gesù è figlio di Dio, dice, no, allora guarda, te lo dico io quello che devi fare. Ma senti a me. Tu te ne vai sul monte più alto di Gerusalemme, d'accordo? D'accordo? Sul pinnacolo del Tempio. Ti butti di sotto e che c'è scritto a ovest? Guardate che quello che c'è scritto, l'abbiamo letto nel Salmo responsoriale di oggi, lo rileggiamo insieme. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Guardate l'intelligenza del diavolo, Sta scritto questo, non sta scritto nei salmi. Quindi tu adesso fai così, vai là sopra, ti butti di sotto, vengono gli angeli, ti fanno da ali e ti portano giù. Ammazza, ragazzi, questo è Dio. Tutti appresso a lui. Cosa risponde Gesù? Questa è una cosa molto concreta, Non metterai alla prova il Signore Dio. Perché? Perché in realtà accade il contrario, qualche volta è il Signore Dio tuo che ci mette alla prova a noi, capite? Allora, cos'è questa tentazione? Ah, questa cosa sottile, Ce l'abbiamo tutti quanti. Allora, vediamo. Se Dio esiste,
deve guarire subito il mio cugino. Questo miracolo o fa quello che dico io, oppure per me Dio non esiste. Quante volte creiamo questa cosa? Oppure è successa questa disgrazia, avevo pregato tanto, Dio non mi ha ascoltato, quindi Dio non esiste. Questo è mettere alla prova il Signore, cioè dire: o tu fai quello che dico io, mi ti manifesti come io voglio che tu ti manifesti a me, oppure io con te non voglio avere niente a che fare. Quante volte ci viene la tentazione di fare questo? E il Signore fa il contrario, invece ci mette alla prova, cioè ci mette in situazioni a volte difficili, perché possiamo fare un atto di fede e di adorazione dei Suoi disegni anche quando questi sono dolorosi, anche quando averci la fede è difficile, è il contrario. Capito? Allora, la preghiera a cosa ci serve? La preghiera ci serve proprio a superare questa tentazione. Cosa diciamo nel Padre Nostro, al centro del Padre Nostro? Sia fatta la tua volontà, non o fai la mia volontà oppure io mi faccio gli affari miei e non ti voglio manco vedere. Capito? La preghiera combatte contro questa tentazione. Per combattere contro le forme di idolatria, cioè mettere qualcun altro al centro del nostro cuore, dobbiamo fare degli atti di distacco da noi stessi, opere di carità, di misericordia e elemosina. E per combattere la tentazione di fare delle cose di questo mondo le uniche che esistono dimenticando il Signore, la tentazione non di solo pane di l'uomo, il digiuno, ecco le tre armi penitenziali della Quaresima. Questo però viviamo in questo tempo in maniera intensa, lo viviamo sempre, perché purtroppo il diavolo ai noi esiste. E attenzione, perché è furbo ed è intelligente, come dire, smascherare le sue astuzie, le sue trappole non è semplice, e combatterlo non è semplice, ci vuole l'aiuto e l'ausilio di nostro Signore. Gesù ha combattuto e ha vinto, con Lui possiamo combattere e vincere, a condizione che impariamo a usare bene, come la Chiesa ci invita a fare, queste tre armi che appunto in questo tempo ci vengono particolarmente messe in mano. Affidando alla Madonna il nostro itinerario quaresimale, il mio augurio di una santa quaresima a tutti. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.